Signore e signori, benvenuti al main event della serata nell'angolo rosso, un metro e settanta per 210.000 kg. Un uomo, un'emozione, un flame. Paolo Solazzo nell'angolo blu lo sfidante. Peso e è... altezza eh, sconosciute, che non li so, lasciamo stare. Italo è mutato No Italo si è mutato No si è mutato per un'altra presentazione Che fail Italo no. Ma che, ma che no. vergogna Manco le presentazioni Vergo sapete fare Cioè no. voi avete invitato Manco le presentazioni sapete fare Ma io che cazzo Italia. vengo a fare a queste live Di no. merda Se quello si muta se <ride> fa, E vabbè Hai ragione Hai ragione so. chiedo, chiedo scusa a nome del mio collega Mutiello Cioè io <ride> sono messo pure gli dato pure con la masca lo so, <ride> Dai, la mia persone. vita è una menzogna. È rovinato anche... tutto. Dai, hai Anc microfono. Anche voi siete illegali sì, non professionali. Da... E <ride> eh, quindi va bene così. No, allora, spera, eh, illegali questo, illegali no, non professionali, quello mai negato. <ride> va bene. Va bene. Come, come state? Comunque, grazie per l'invito. Okay, buonasera eh, a te. Buonasera dicevo prima sono anche un po' emozionato devo essere sincero Aspetta, sono, sono, sono noi, no, sì. noi no noi non siamo emozionati sì, noi siamo ma carichi Però, se vedo lì le guanciotte rosse dico, oh, oh, ma io sono una sempre putta. rosso oh, 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 oh. Eh Paolo con, faccia oh, che è con quella faccia che non metteresti paura neanche una mosca Cioè <ride> la faccia pacioccosa la coccolone cioè, mm. <ride> Ma infatti, ma perché secondo me Paolo, quando sta su internet, no, deve far finta deve fare quello. Poi secondo me se lo conosci, no? È proprio tenerello. No, è peggio. Ti, invita, <ride> ti, invita. no ti invita. Dai, vieni, ti, ti compro un gelato. quanti ne <ride> vuoi? 100 Ti tieni, te li regalo io. Non lo so, mi da questa impressione qua. Però probabilmente mi sbaglio, è so. e, più sì, o meno. Effettivamente, più... effettivamente queste situazioni sono successe. A Italo io gliel'ho offerto io per il gelato. Ha, visto? Visto? ha comunque fuoco e fiamme <ride> sì, come fa in live. È però visto, ha ma... anche il lato tenerello deredere. Ma si vede <ride> ma... comunque. Benvenuto, benvenuto su Animated Time. Sumo, speriamo Grazie. che appunto il fuoco e le fiamme ti diano la carica, la grinta per cioè, rispondere alle invettive del nostro Paolo. Noi. Sì, perché Vabbè. effettivamente abbiamo sì, tanto di cui discutere oggi. Io... Alla, fine, alla, fine, alla fine finirà che secondo me Boh fra un mese non lo so Viene a Londra Io scendo, scendo in Sicilia credo <ride> Ci andiamo fa a fare una passeggiata Mi porta per, per, per i mercati Mondello, questi posti qua Le fotografie, i selfie amorosi no, vabbè. <ride> Facciamo un menaggio a quattro <ride> sì, Voi no, tuo Paolo super... No no no, no, no io, io e Italo siamo coppie a parte Non ci mischiamo <ride> Mi dispiace <ride> Scusa, no, scusa. No, tanto oramai eh, siamo tutti gender fluid, quindi va bene così. <ride> io... comunque Grazie, grazie no, Shara, no. e grazie a Pentium per i beat. Dicevi fa? Eh no, dico io ormai non, non lo so, manco io più che cosa sono. Quindi un po' tu. Sei un coglione, quello lo sappiamo. Questa è una <ride> tua illazione, e soprattutto non mi piace. È oh, offensiva mia. nei miei confronti. Scusa, non volevo essere offensivo E a affensivo. noi, al popolo. <ride> no. Brioche era... No, mi, mi dissocio da questa cosa. Io comunque Avrei degli argomenti. Sì. Avrei degli Vai. argomenti. Perché ora ne dobbiamo parlare. Ora eh, se ne va, grazie cazzo a fatto, Avete fatto sei ore. di, di... Adesso arrivo io. Detto, la scienza. Adesso vedete Alberto Angelo Paolo eh, certo. comincia cominci a, caccia, a cacciare. Proprio noi, entriamo nel mondo. Vogliamo parlare di Days. se fosse così, Noi vogliamo parlare di Days. Perché ci io sa. ho sentito delle bestemmie al riguardo. Come okay. Days, lo slam dunk del calcio. Ok. Non sono per niente d'accordo. Ma Ass poi l'hai visto il video? Ma che ci penso, Paolo? Certo che l'ho visto. L'ho visto ieri sera. Paolo. No, ma io la Però Paolo. Io ti, io ti dico una cosa cattiva. Cattivissima. Cattivissima. Vai, vai. Ma tu come fai a parlare di race se le scanno le leggi? Uh uh io no, 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 aspetta, tu non sai cosa eh, ho fatto. Eh, 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 Vai, Paolo, vai. Tu non vai, sai cosa ho Il colpo è andato a segno. Hai ragione, hai ragione. Io avevo letto. Io avevo visto prima l'anime Poi dopo che Io ho comprato tutto Dace in inglese Bravo. E non lo sono letto <ride> Eh raccontami Però a, <ride> pa a parte il fatto Io ho detto però c'è una cosa da dire Perché naturalmente quando noi facciamo i video Lo sapete pure voi e... Non voglio dire il clickbait un po' tira, Vabbè, Si però esagera Si si sì, sì, sì. sì, sì, esagera sì. Però mo raccontami tu che ne pensi effettivamente di Daisy? No, a prescindere da Flame, ah, no. A prescindere dal Flame, no, per me è un'opera abbastanza in realtà mediocre. Forse appena mm. sufficiente. Mm, il mio problema in Dace, ora a prescindere dal, da Flame e cose del genere, il mio problema mm. con, con, con Dace è che è uno Spokon come tanti altri. Mm. Io mm. Eh, i personaggi, le situazioni, non le ho viste differenti nell'effettivo come proponeva eh, Slam Dunk perché mm. ehm, in Slam Dunk forse uno dei motori principali erano le motivazioni iniziali perché le motivazioni iniziali Lì faceva uh, basket perché voleva andare a figa praticamente. Non perché nell'effettivo sì. eh, Qui invece io ho visto nelle, eh, sempre la solita storia. Che un ragazzo si appassiona a uno sport che mm. non conosce. E si avvicina adesso. Come tanti altri, basti pensare a uh, IQ. Tutti questi qua. Che è, attenzione, per me IQ forse è uno dei più vicini da paragonare mm. a Slam Dunk. Ma eh, che lì... la pallavolo, quindi. Ok, ti, ti dico la mia, ti dico la vai, mia. E ti dico perché poi io ho detto: eh, Mi ha ricordato Slam Dunk. Secondo me, uno dei punti belli di, di Days, ma lo sai, ribadisco sempre. Il mio secondo me sottolineato 100.000 volte. È che io. Ehm, raramente ho trovato un fumetto dove eh, una squadra di 22 giocatori eh, mm. viene comunque sviluppata. Bene. Per cui tu alla fine del fumetto sei riuscito non solo ad affezionarti a quelli che sono tutti a 22 giocatori, ma riesci a capire la loro evoluzione eh, sportiva. Eh, perché eh, se tu prendi quella che è poi tutta la storia eh, degli spoken più o meno importanti difficilmente riesci ad empatizzare con tutti i personaggi sì. del, de, di tutta la squadra eh, se prendi per esempio Slam Dunk no? tu naturalmente ti affezioni al quintetto di base più ehm, eh, il nostro l'occhialuto ma, eh, ma non ti affezioni a tutte le riserve invece secondo me uno dei punti meravigliosi eh, di Days è proprio questo è che ehm, non solo quelli che sono effettivamente ehm, i titolari sì. ma anche i panchinari vengono sviluppati bene per cui quando c'è poi ehm, una riserva che entra in campo, tu sai per bene quello che lui può dare perché conosce anche la sua storia. E questa è una cosa che io difficilmente mh, ho visto in uno Spokon, mm. soprattutto con tanti personaggi. E poi secondo me l'autore, oltre a Tsukamoto che comunque mh, ti fa tirare pure le bestemmie, perché lui è un personaggio anche credibile, io non so voi se seguite il calcio, non lo so. Mm -hmm. eh, sì, sì. però ehm, se voi prendete, è, è realistico, perché se prendete un, un, un giocatore come Kante, quello è Tsukamoto. Cioè, Kante gioca come Tsukamoto, o meglio, Tsukamoto gioca come Kante. Ci ho visto più decimio, sinceramente, eh. Eh, Anche, <ride> beh, però, ricopre tutti i ruoli. E una cosa che a me è piaciuto di, di, di quel fumetto è, è proprio l'impatto emozionale proprio delle partite, mh, che mm. sono realistiche e che secondo me fanno... Mh, Bene all'anima, c'è cioè quel quarto di finale contro i campioni in carica, no? Che un po' ricorda anche davvero la partita co co con la squadra del sonno E di quella a me è piaciuta una cosa soprattutto, ovvero la backstory di tutta la squadra Perché l'autore a un certo punto ferma, la storia fa tutto il flashbackone eh, di, di questa squadra Che ha tra le altre cose, una cosa addirittura fantastica, un'allenatrice eh, che si pone i problemi, ma quelli di questa squadra mi accetteranno. Certo. Eh, io sono una donna, è vero che sono la figlia dell'ex allenatore, ma come faccio a entrare nella mente di questi giocatori? Mi è piaciuto un sacco. E poi, vabbè, c'è tutta la parte finale. Io me lo sono dovuto recuperare in giapponese. Ho fatto una cosa assurda, me lo so fatto tra uh, l'altro. Perché... La parte inglese c'è eh, della parte finale ormai. Eh lo sai che io no, Quando l'ho letto io Non c'era ah, Cioè io mi sono dovuto Recuperare Gli ultimi 70 capitoli In giapponese dico, eh, Mi sembra che il, Eh il, tu l'hai letto il, ora il pa, il, è, il, è vero L'ho letto L'ho letto la, la parte finale L'ho letta di recente Avevo letto più di 200 capitoli Quando, quando uscì il video Il tuo video mm. Poi lessi la parte finale Appunto Presi tutta la parte finale Ho detto vabbè Ora mm. me, la, me la prendo tutta Però Ora in inglese C'è praticamente Ok non Magari arriva a 360 qual è su, il capitolo su uno, sta proprio su un'applicazione: tipo manga Su 370 plus, capitoli, eh, bravo, tipo. ecco, quelli. Là, 360 370, e c'è proprio su un'applicazione. Eh, che io li stavo comprando fisici. E idolo mi ha detto: no, 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 no. Vedi che se ti vuoi leggere la parte finale, ehm, puoi comprarli sull'applicazione. E li ho presi okay. direttamente, così. Eh, eh. E quindi quando tu mi dici eh, Slam Dunk, chiaramente quando parliamo di Slam Dunk, boh, io l'ho sempre detto. Quindi non è che lo dico adesso, è la punta de dello spoco. No? Per me ci sono i tre pilastri fondamentali. Eh, Rocky Joe, eh, Capitan Tsubasa Slam Dunk, sono proprio la triade mm. cinese ci, ci, per fare una battuta eh, del fumetto <ride> sportivo. Però, per, per, me, per me, dal punto di vista proprio dell'impatto emozionale, mh, difficilmente eh, ricordo eh, un fumetto che, che mi abbia così. Mh, P proprio esaltato eh, Forse solo Giant Killing dieci anni fa ehm, vabbè, vabbè, mi, aveva quello, di nuovo, mi aveva di nuovo mi, mi aveva di nuovo riportato in auge Il fumetto sportivo mm. ehm, Perché poi a un certo punto in Days Questi che comunque Tutto sommato sono degli scappati anche loro di casa eh, Fanno parte di questa squadra Che è un'eccellenza del Giappone Ma che sembra quasi non crederci Non ci credono neanche loro Quando capiscono che forse mh, Sì il singolo è importante ma è importante davvero mettersi al servizio della squadra, c'è davvero quel quarto di finale che sono 80 capitoli è una cosa elefantiaca, io mi sono fatto una nottata ho iniziato alle 7 del pomeriggio alle 6 del mattino dopo stavo ancora leggendo perché me la sono letta tutta e vedi proprio una squadra che si trasfigura mh, da, un, da un momento all'altro e a me quello è piaciuto tanto poi naturalmente mm. di nuovo Slam Dunk sta là in cima però queste piccole cose ehm, questo essere un po' epigoni ecco del fumetto di de, di Noe Secondo me mh, ci poteva stare. Io posso vai, vai, dirti scusami. che, no, no, figurati, dico io posso dirti che secondo me oltre quel quarto di finale Dace in realtà non offre nient'altro. Per un mm. semplice motivo perché eh, ora ti faccio un esempio, guarda tutte almeno le prime 3-4 partite. Quindi stiamo parlando mm. già di un buon cento mm. e passa capitoli. Le partite non esistono in questo, in questo fumetto. Spesso e volentieri sono momenti tagliati con delle. Ehm, è, è un limite, ovviamente, del manga, il non poter riproporre bene une, un, una. diciamo un'azione. Però mm. io quello che ho percepito nella. Uh, io non sono un amante del calcio, però mi piace okay. lo sport da guardare. Nel senso. Mm. Uh, cioè, se mi metto davanti una partita io te la commento, ci. ci, okay. ci perché comunque capisco quello che vedo. Uh, quello che io invece Capisci ho... anche il fuorigioco, eh, quindi cioè nel senso, qualcosa <ride> ne sa. Eh, <ride> vedi, eh, però sai che questo conta tanto in realtà poi alla fine. Cioè, eh, anche magari eh, l'amore nei confronti del calcio. Io so, sono fanatico. Okay. Eh, mm. È una cosa che conta. Nel senso che, mh, per esempio, eh, se io mi approccio ad IQ, mm. e a me della pallavolo mh, non mi importa granché. Il fumetto mi piace perché magari dal punto di vista estetico è meraviglioso. Perché entro addentro eh, proprio alla pallavolo, volo, perché poi il fumetto di furudate è uno dei più tecnici. Forse è lo spokon più tecnico in assoluto. Eh, mm. L'editor di Furudate ci raccontò anche questo: Ovvero, che mh, quando andammo da Shueisha, che non l'abbiamo conosciuto, eh, ci raccontò proprio che lui, oltre ad essere un fanatico di pallavolo, ogni giorno va a vedere. Andava sul sito eh, della, della federazione internazionale per vedere se erano cambiate le regole. <ride> Perché se erano cambiate le regole, lui nel suo manga doveva no, tener no. conto delle regole che dicevate ufficiali mm. cioè per farti capire questo come stava certo. però ehm, il mio apporto emozionale magari è comunque minore rispetto a quello che può essere un fumetto di calcio sì, sì, sì. Io la provo, la, per, per lo sport la penso al tuo stesso modo, so, cioè anche io per esempio, io eh, sono molto appassionato di high eh, haikyuu perché ho giocato a pallavolo tanto tempo e sono molto legato alla pallavolo, per quanto però non la guardi eh, in televisione, invece per esempio il calcio lo, lo seguo con più fervore rispetto alla pallavolo realistica, alla ah, pallavolo vera, però lo, in realtà però lo... Lo vivo meno a livello di eh, trasposizioni poi, animate, mm, okay. Eh, okay. fisiche, manga e cose così. Però capisco il discorso del il fatto che sei magari più appassionato del determinato sport, te lo faccia godere ancora di più, certo. visto poi nel fumetto. Ma, ma pensa pure, eh, ho visto che l'anno prossimo esce il cartone animato di Awashi, eh, io l'avevo scoperto certo. un paio d'anni anni fa, eh, eppure mi aveva lasciato. Mi ha, mi ha sorpreso perché anche quello è un po' un mischione se ci pensi tra Capitan Subasa, eh, Slam Dunk, anche un po' Giant Killing perché lì c'è la parte strategica figa, ma lì ti appassiona che sei un fanatico di calcio, eh, oppure anche Blue Lock che è un puttanaio. Ma è interessante se tu ami il calcio ti diverti perché sembra il torneo Tenkaichi applicato al calcio anche se poi quello sì, poi diventa sì. tutta una scusa eh, perché alla fine anche lì poi il concetto di gioco di squadra alla fine diventa quello cioè loro ti, ah, ti, sì, te lo fanno sì. iniziare dicendo dobbiamo trovare l'attaccante più grande sì, del sì. Giappone perché siamo delle pippe in attacco ma alla fine ti rendi conto che poi il calcio è un gioco di squadra e quindi a quello che si punta però quando parliamo di fumetto sportivo poi comunque vabbè voi che guardate un sacco di cartoni animati leggete un sacco di anime lo sapete anche meglio di me alla fine lo spokon ti diverte proprio perché è la tenacia del del protagonista che ti porta dentro no? E, e quel, eh. Eh, lo, cioè io per esempio io guardo, quando guardo Spokon sebbene magari poi non conosca bene il baseball poi bene se non guardate un macello di baseball eh. non capisco niente di baseball però me li guardo tutti sì. eh, io quello che mi trasporta poi è il momento di hype che ti danno i personaggi mm. eh, quel, que, tutta quella situazione di ehm, instabilità se vincere perdere fino all'ultimo secondo e di per sé Dace questa cosa la ripeterebbe Corre. E l, eh, ti faccio un esempio, um, c'è quel momento in cui mi sembra che sia o la seconda o la terza partita durante le qualificazioni quando a un certo punto lui prende il palo sì. e, ed entra in depressione to totale e quel momento di là eh, mi ha ricordato tantissimi altri Spokon eh, dove nell'effettivo c'è la prima volta la prima perdita eh, di una partita è eh, dovuta magari a un errore, a un mm -hmm. qualcosa di un singolo. Eh, anche per questo per me Days come diciamo non è brutto, cioè mm. eh, secondo me ricalca perfettamente quello che è il percorso degli Spokon. Um... Mm. sì. sai sì, cosa diciamo che eh... quando dici che ci trovi cose di Slam io lo posso capire più che altro perché per come lo vedo io mm. è molto figlio degli spoken che sono venuti dopo perché sì, c'ha sì, tanti beh. elementi che Slam ha canonizzato diciamo perché per esempio tu nel video dicevi uh, facevi un paio di motivazioni e una mm. era che uh, Anamici, come Tsukushi è uh, totalmente ignorante all'inizio del gioco però effettivamente quella è una cosa che puoi trovare in tanti spocomoderni, moderni. Mm. Ash, il 21, Yamushi Pedal, davvero pieno. Sì, vabbè, Ho quello non capino, è quello che riesco ci sta. effettivamente a paragonarli per davvero, però capisco poi il paragone. Mm. Ma più che altro di nuovo, eh, il paragone era più proprio dal punto di vista emozionale, mh, mm. sul mm. fatto che eh, davvero erano proprio anni che non mi io dire affezionavo, che non mi fissavo proprio così tanto a un fumetto sportivo. Anche perché poi i fumetti sportivi... Oh, grazie. Aspettate un attimo, è arrivato il teino. Giustamente. Il primo ospite di Anime Tea Time a bere del tè, incredibile. Il punto mio era quello. Poi quello che dice Paolo, secondo me, è giusto da un certo punto di vista, ovvero... Eh, come molti Spogon eh, Days all'inizio sembra quasi una commedia scolastica eh, proprio ah, perché certo. poi eh, il calcio inizia a diventare preponderante nel momento in cui Tsukamoto inizia a capire per bene quali sono i meccanismi che fanno funzionare una partita per cui lui all'inizio è proprio uno scarparo non, sì, sa sì, manco sì. Che, non sa manco il calcio che cos'è e quindi si allena, si allena, si allena e poi lui corre, più va avanti, lui corre, lui corre <ride> corre, <ride> corre, <ride> corre, corre, Tsukamoto va in questo, in questo eh. manga lui solo corre proprio... e... E io mi sono guardato pure il cartone animato ed è irritante nel cartone animato. Io non so sì. è inguardabile. Io, io, io ho visto solo quello, infatti. Sì, cioè, è sono stato scritto finora perché io ho visto soltanto l'anime, che è qualcosa di terrificante. E... Che... E, e rispetto, e io dico sempre che per quanto poi l'anime, tutto sommato, è anche molto carino, secondo me. Ehm, nel manga, eh, la cosa è fatta meglio perché poi le partite le vedi. E le vedi tanto più sto diventa bravo, quanto più va a fondo. Della faccenda, e quello che diceva Paolo all'inizio, ovvero sì, c'è lui che corre, correva, e poi però le partite dove stanno, serve però proprio a farti capire chi sono i personaggi, perché è questo secondo me un altro elemento figo, come dicevo prima, ovvero che tu hai un roster di 22 giocatori, mm. e io di nuovo, io un fumetto dove tutti e due 22 giocatori sono so davvero delineati bene, io non me lo ricordo. Ehm. Però questa è la mia opinione personale e di nuovo a mm. me quello che mi ha fatto proprio, che mi ha esaltato è proprio il punto di vista emozionale. Però poi ci può stare che non possa piacere. No, 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 discorso... ma, 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 no, 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 ma ti ripeto, poi per me non è il problema di piacere o non piacere perché... Poi io l'ho letto anche con. Il fatto è questo pure. È un. Secondo me, uno di quei manga super scorrevoli. Cioè, nel senso, io un, ca... sì. un capitolo lo, lo leggevo praticamente. Lo, lo sfogliavo. E secondo me ha anche momenti molto alti. Um... Anche se però stanno un sacco di dialoghi. Eh, perché ah, È sì, vero sì. che è scorrevole, però. Cioè è una un mazzata da quel punto di vista. Perché e beh, ti fanno la telecronaca. Un capitolo è una mazzata anche fa... emozionale. <ride> sì. Il discorso con la mamma. Eh, bravo. Sì. La, per me quella parte, parte è importante. Belle, cioè, secondo me quel, quel punto là con la madre. Eh, dove lei dice: Vai, nonostante possiamo avere problemi, tu di questo non ti devi preoccupare, questi sono problemi miei. Tu fai, prendi la tua strada, cose del genere. cioè, per me c'ha dei momenti effettivamente, eh, diciamo così, topici. Eh, mi dispiace più che altro perché sebbene ci sia questo roster di 22 personaggi, ehm, anche lì io non ho visto poi una reale evoluzione di questi. Più forse mm. una grande mm. presentazione di questi nel corso dei 370 capitoli. Anche perché, parliamoci chiaramente, l'amico, quello con i capelli biondi, che non mi ricordo mai come si chiama, Pazzam eh, lui, per come è all'inizio, praticamente arriva alla fine che... Non è che cambia mm. così tanto. Molto simile. Sì, sì eh, questo è anche, forse è anche vero, mh, nel senso mm. che eh, alla fine lì quello che anche poi ti conta è, è, è il rapporto d'amicizia tra i due, eh, che si sviluppa, ovvero tu vedi... Ehm, un ragazzo che ne incontra un altro dice vabbè vieni a farti la partita di calcetto ci manca l'ultimo <ride> E da lì, è perché <ride> quella story è la storia no? of my life. <ride> Ma sul serio, è, è proprio, anche a voi vi è capitato no? Ci manca l'ultimo io, io di solito sono l'ultimo cioè, Però io... prima non mi stavano per menà eh, questo non è capitato <ride> Chiamiamolo Chiamia, scarparo e, e, e in realtà poi da lì vedi comunque che si sviluppa anche una bella amicizia Legata attraverso il pallone, perché poi c'è quel momento in cui eh, Tsukamoto, se vi ricordate, piccolo spoiler e poi spoiler non è che cazzo spoileriamo. Gin si fa male in un momento eh, topico eh, delle qualificazioni. E Tsukamoto dice: Guarda, che quello si è fatto male, non se ne è accorto nessuno. No, solo lui e, lo se ne accorge. Eh, e lui si incazza. E c'è quel momento in cui dice: Vabbè, ah, ma no, come fanno? E poi per realtà viva il gioco del calcio! Siamo tutti amichetti! e alla ai là. Quindi, sì, da un, punto di, da un punto di vista, però poi ecco, non voglio spoilerare perché poi c'è, c'è proprio gli ultimi due, tre capitoli finali, che quel rapporto in realtà si magnifica proprio in quel passaggio meraviglioso che porta a quel gol altrettanto meraviglioso, che tu finalmente ti liberi. <ride> e lì vedi proprio no, l'apoteosi dell'amicizia meravigliosa, però qua è proprio spoiler, non si può dire. No, no. E chi ha letto ha letto e chi ha visto... No, non ha visto, non c'è il cartone animato. E il, cartone si fanno... finisce praticamente... il cartone finisce quando loro fanno le qualificazioni... Sì, proprio dove è... ai... eh, bravo è proprio all'inizio Ma cioè... il cartone è tagliato, nel senso che ecco la grande differenza è questa, non ci sono le partite nel cartone animato, mm. sono proprio tutte tagliate, tagliuzzate, proprio solo, sembrano gli highlights del manga. Sì, eh, sì, e infatti cioè già nel manga aveva questo problema all'inizio, figurati poi nel, nel cartone che nell'effettivo non le già che non è animato neanche nei momenti fermi. Immaginatevi, eh, esatto. immaginatevi Vabbè. se fosse cioè se, anima, se animavano le partite. Cioè avevano no, problemi per, nei per momenti di è, indif è indifendibile secondo me, no, no, cioè, è... Ma è sempre mappa, sì, giusto? Ma... Sempre gli amichetti di Marco, sì, mi pare. Sì, ma no, prima sì. ancora comunque che avessero tutti i problemi di oggi, quindi pensa a come stavano messi prima. Eh, eh, vabbè, cioè, infatti, va, sì, eh. Eh, poi... Comunque, sì, eh... sì, vai, no, scusami, vai, vai, no, no, vai, vai, vai. no, 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 pu 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 puoi andare, puoi andare no ma comunque spezzo una lancia a favore di Deist, leggete e poi nel caso fateci sapere l'unica cosa che si può dire <ride> certo. è questa ah, l'opinione che conta è quella che ci si fa leggendo non ma sentendo gli altri poi noi, noi alla fine quando siamo qua ne discutiamo ci ammazziamo io non sono d'accordo Slam Dunk fa schifo no che dici no, non, non dunk fa... ah, vabbè, può capitare che qualcuno dica Slam Dunk ah, io l'ho sentito nella mia vita qualcuno oh, c'è gente che ciutare... dice che si è addormentato con Berserk quindi non ci, cioè, non ci... <ride> non ci... <ride> io non mi stupisco più di Sai nulla a proposito Paolo Ma quella persona non viene quindi No mi dispiace non mi ha scritto Perché la persona che ha appena nominato Forse faceva l'ospitata Ci ha scammato Aveva detto se era disponibile Se ci riusciva ma Purtroppo non Diciamo così non è imposto niente Ma ci sta il codice mangaio Anime t Assolutamente Assolutamente E allora utilizziamo il codice mangaio Ce l'aveva pure sbagliato tra l'altro <ride> sì, all'inizio ce l'ha pure sbagliato ce l'ha messo ami eh, ce l'ha messo sì. ami così a caso vabbè eh, invece um, io ho un, un, un altro punto per questa prossima mezz'ora mm, attenzione Paolo cioè, è veramente ti pa preparato senti, ti, pare, <ride> ti pare che io mi sono preparato i flame giusti questo è un flame importante. Oh, io Paolo era, sono tre anni che si sta preparando questa live, lasciatelo Comunque, sfogare. Eh, eh, a proposito dei flame, poi dopo, eh, dopo l'intervento in chat, ditemi se non è troppo vero il meme che ho detto su non Paolo Non è vero, io, non eh. è vero, io, 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 io oggi io oggi sono un file. Eh. Sono un file. Valido! E io e io dirò la verità in assoluto nah, Ma doppia magica, su ci siamo. Ok. No, no, <ride> no, no, ma, no. ma dopo a no. me hai fatto un cazzo. Una no, cosa okay. ancora beh. peggio. No, no, <ride> voglio sapere sta cosa di Madoka Perché? Che è successo con Madoka Maggi? No, no, a me fa schifo Eh, qual è il problema? No, non mi no, perso, no, no, non... Ah, ma, ah, ma, no ah. ma non era quello che... Eh, grazie Shara per il grazie beat Shara. E grazie Kirio per, per il... Grazie Kirio Grazie Kirio grazie, grazie. grazie mille Grande, top eh, sommo, Tu ti sì. rendi conto Che eh. la community di One Piece È tossica sì, per colpa tua Eh sì, è tua è tutta responsabilità. Colpa mia. Ma tu ti rendi è tutta conto. Colpa mia. È, ma che ha questo, questo è un discorso serio. No, vedi che è un discorso serio. No, no, eh, io mi sento responsabile. Ma tu ma, sei no, il ma responsabile. Eh, sì, sì, lo so. Allora ti racconto questa. Ti racconto questa. Eh, la scorsa settimana abbiamo fatto una live con un ragazzo tedesco. Ok. Della community mm. di One Piece in Germania. Eh, perché ehm, un ragazzo della nostra community ha fatto una un video teoria, dove ha messo insieme tutti i puntini. Cioè, no dove ha messo insieme tutti i puntini. E ha detto che secondo lui eh, una parte fondamentale del mondo di One Piece ri si ricongiunge a una determinata cosa. Eh, che funziona. Cioè, deve essere per forza mm. così. Non è che uno fa una fanfiction. Non è una fanfiction. Ti rileggi per bene One Piece, metti insieme tutti i puntini. E la risposta è quella. E. Eh, ha messo i sottotitoli in inglese e mh, è arrivato in Germania, e i tedeschi sono impazziti pure i tedeschi, quindi abbiamo invitato uno della community, ci abbiamo fatto una, una chiacchierata e io gli ho chiesto scusa ma in Germania come funziona la community di One Piece? Cioè che video fate? Eh, fanno solo video teorie loro, cioè fanno solo le fanfiction e gli ho detto eh, okay. per colpa mia qui in Italia One Piece è la scusa per parlare di storia, di filosofia, eh, sovrainterpretazioni, ci inventiamo le cose, parliamo dei, dei pirati. Dei... E... No, a noi no, ma chi se ne frega? Noi facciamo solo <ride> le fanfiction. Quindi sì, io sono il colpevole. Però, dai, è anche bello usare il fumetto alle volte per, certo. eh, per esulare e per, per fare cultura. Cioè, a me The One Piece non mi è mai fregato niente. Delle teorie così a me mi è sempre interessato. di, Se, per esempio che ne so, sull'isola degli uomini pesce gli uomini pesce, eh, gli uomini pesce eh, rinnegano la loro regina e ci mettono lì sopra al piede, perché io non lo devo raccontare. Quindi raccontare la storia dei cristiani, de, della, della, della rivoluzione cristiana? Perché non devo raccontare dello Jefumi? Perché c'è in One Piece e quindi da lì si parte e si raccontano altre cose. Però è tutta colpa mia perché poi c'è stata la derivazione assurda. Io lo so. Mi scuso, chiedo scusa, eh, però chi se ne frega. Insomma, <ride> ma tu ti, ti faccio... rendi conto che noi abbiamo The Name before Tokyo a causa tua? <ride> Aglio, noi <c> abbiamo Ronnie. <ride> cioè, e non, non dico nient'altro. Cioè, abbiamo Ronnie. Già, già abbiamo detto così. <ride> però cioè, posso dire un'altra cosa. Dico un'altra cosa. Ma siamo nel flame. flame, flame flameiamo E. Però poi la varietà è anche, è, è anche ricchezza, no? Perché poi ognuno si va a cercare quello che vuole. Quindi se vuoi, che ne so, One Piece eh, trattato in un certo modo sai da chi da, da dove andare. Se vuoi la cosa un po' più caciarona sai dove andare. Eh, se vuoi il video fatto bene, sai dove andare. Se vuoi la fanfiction, eh, vai da Ronin. Oh, un saluto, ciao Dennis. Non sta mai. Eh, 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 altrimenti. Eh, cioè eh, chi se ne frega è anche quella la cosa bella ognuno poi fa quello che vuole eh, ci sta, ognuno cerca eh, il contenuto eh, che vuole è importante vuole, fare però quello colpa che mia, si vuole so. da creatore di contenuti altrimenti è morto la creatività eh, sì però c'è anche è... da dire che noi siamo l'unica community al mondo di effettivamente One Piece di, nel fare tutte ste cose no no guarda Paolo io guardando, eh, ascoltando questo ragazzo e poi al netto del fatto che magari ci sono persone che si odiano, che si schifano, ci sono state baruffe. Così. Comunque, c'è cioè, una parte consistente della community. di One Piece che è anche abbastanza unita, diciamo anche questa è la verità. E ascoltando le parole di questo ragazzo tedesco, in realtà mi ha detto che ognuno si fa davvero i cazzi suoi, cioè si schifano proprio tutti, tutti contro tutti. <ride> e, Vabbè, come in tutte sì. le community, comunque, come magari avere. in tutte le community. Però con One Piece poi effettivamente ti rendi conto che magari c'è una parte: ci sono due o tre creator che fanno sempre le cose insieme, mm. ci sono magari delle realtà che fanno sempre delle cose insieme. Però non è che bisogna essere sempre amici, eh per carità eh, chi se ne frega di nuovo eh, però davvero avendo questo confronto con una community diversa dalla nostra magari ti rendi conto che eh, noi critichiamo davvero casa nostra e ci rendiamo conto che poi in realtà a casa nostra non stiamo tanto male eh, il confronto con queste persone mi ha fatto capire questo ovvero che noi ci facciamo tanta autocritica ma poi in realtà stanno veramente peggio a casa degli altri cioè noi tutto sommato è tutta rosa e fiori sul serio eh, questo è quello che ho visto io, ma ho visto io, ribadisco. Eh vabbè, in realtà io la community di One Piece l'ho sempre vissuta in maniera... Eh, le presente come uno di quegli spettatori che è in prima fila, però defilato ai concerti? Io non sei proprio in prima fila davanti, davanti? Io sono defilato perché Ma... ho, pr ho praticamente amici che fanno video su. Vedi, Andrea per esempio, eh, un tempo c'era Gomma che faceva i video. Mamma mia, che hai tirato fuori! Cioè, sì, <ride> sei, sei, sei... Sei con oh, fratello. ci sta guardando eh! No, sta? Gomma, è nostro fratello, Gomma. best topissimo. Però ecco, capisci che io l'ho sempre vissuta collaterale a loro che facevano video e li seguivo per questo, oltre che perché seguivo One Piece, se, dire, se ma, è... ma perché è una community a parte, cioè è sul serio no? Mm. Se tu pensi eh, al panorama del fumetto in Italia, eh, sai che c'è la community di manga e eh, va bene. Sai che c'è la community di anime e eh, va bene generalista e poi sai che c'è la community di One Piece che è proprio una cosa a ah, parte sì. eh, con le sue dinamiche con i suoi creator con le sue lotte le faide amicizie gli amori eh, c'è la sua lore interna è proprio una cosa a parte eh, quindi eh, cioè per capire la devi seguire non è neanche tu dici mi ci metto lì in maniera defilata eh, lo devi sapere mm, però, vabbè, ci sta, è divertente. Comunque vi parlo invito, io che non segue quasi nessuno. Ma vabbè. Vi interrompo un secondo per leggere due messaggi in chat che mi hanno scaldato il cuore. Uno è Baldugo il che dice: Sta flammando più Sommo che Paolo. rendiamoci conto <ride> che... ah. Grazie Sommo per aver dimostrato per l'ennesima volta che Paolo è tutto fumo e niente arrosto. Ma io, ma io eh... lo sapevo, io perciò sono venuto, ma, ma, perché ma scusate, con Paolo oggi sarebbe, di... sarebbe nata non un'amicizia, un grande cioè, amore. No, Paolo <ride> lo... In si ti, si invito si a Londra, ti invito a Londra a casa mia. <ride> Paolo, il divano c'è, eh, ti porto in giro. Ti porto da Forbidden Planet. L'altro giorno sono andato. C'era un, un cazzo. Ma la cosa che mi ha aperto il cuore c'era un'intera uh, un uh, scansia, libreria, solo con le robe giù E quindi, che vuoi fare più? Ti porto e ci. Beh, leggiamo le robe assieme. L'altra invece, invece era una curiosità di ag Dave che chiedeva: Sommo, ma sei tu quello che traduce tutte le dojinci di One Piece sotto lo pseudonimo Nami Lover 87 <ride> No, però le ho viste e sono una cosa da fuori di testa. E, tra l'altro, una volta quando la prima volta sono andato in Giappone eh, e sono andato in una di queste fumetterie fantastiche, c'era tutto un reparto, un reparto, mm -hmm. solo con le, le dojinshi e gli hentai di One Piece. E naturalmente c'era un solo, intero reparto, solo con la roba su Zoro e Sanji. E mm -hmm. quindi ne ho preso un paio e le ho mandato poi a Del Limello perché c'erano sì. e eh, ci sta, ci sta. C Dalla chat io Vogliamo un viaggio in Giappone con Sommo e Paolo eh, Magari Cioè lo dico io ma magari, magari eh, in, gia in Giappone ah, eh, magari. Io ci voglio andare Al più breve tempo possibile Quando finisce tutta questa storia Penso che prenderò un mese Di zero proprio assoluto E senza... eh, parto da solo con Portiamo di... Paolo alla eh. Shueisha sì. Eh, ragazzi, basta organizzarsi. Non scherzo. Non scherzo. Eh. Io, non, non, non scherzo. Cioè, alla fine, se uno lo dice mm. con largo anticipo, dico vi porto 3-4 amichetti. Posso venire? Se me invece dicono sì, non è un problema. Fermi non me ne posso portare di persone, ma 3-4 sì. Nel mente era stato fatto dalla, dalla nostra chat un sondaggio a chi tirereste un cornetto in faccia fra Paolo e Sommo. Paolo ha vinto con il 96% di preferenza, Quindi Paolo che è anche scappato <ride> mentre lo dicevo, sei impavido, pusillante. <ride> Anime, come avevamo già detto più volte io e Italo si è fatto chiamare al telefono di per evitare l'umiliazione fantastico ma ci vuoi raccontare un po' Quando... della, della tua esperienza mm. in Giappone che comunque è una cosa interessante che alla fine noi rosichiamo di brutto a pensare che sei riuscito comunque ad entrare in un posto in cui bene o male nessun altro influencer italiano è entrato è stata una cosa eh, strana ma anche stressante, ad essere sincero. Mm. Oh. Ehm, perché poi eh, paradossalmente viene meno magari la parte ludica che tu pensi di avere, perché poi effettivamente se ci pensi, dici, vabbè, eh, io ci vado eh, anche per, per, per studiare, per avere informazioni e anche per lavorare poi alla fine, perché tu mm. vai là. Eh, c'è cioè. cioè da fare, c'è cioè da parlare, fare l'intervista eccetera 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 eh, rimane il fatto che è stata, sono state due esperienze allucinanti sia da Shueisha che da Shogakan eh, perché io mi ero fatto anche sai tu c'hai la tua aspettativa un attimo dice vabbè io vado faccio questo incontro questo vedo questo invece, invece poi per esempio da Shueisha noi siamo andati eh, siamo entrati alle 11 del mattino siamo usciti là, da là che erano le 4, le 4 4 e mezza cioè, oh. hanno un, alt un altro posto. Cioè, credimi. Io pensavo. Vabbè, vado là. Mi lasciavano andare. Un'ora! Un sì, sì. un cioè, che cazzo? Cioè, c'è un altro posto, ci hanno sequestrato questi qua. Non sto scherzando, <ride> e, e, e quindi diventa anche tosta dal punto di vista mentale, credimi, e, e, perché poi è proprio anche difficile. Eh, hai il traduttore, eh, devi ah. fare le domande, eh, quello lo devi tradurre in giapponese, aspetti quello che parla in giapponese, Scusate. poi te lo devi far ritradurre, diventa difficile. Però naturalmente è un'emozione, un perché vedi proprio dal vivo dove fanno i fumetti della tua infanzia, eh, sì. vedi no, la stanza degli editor che sono so so veramente disordinatissimi, vedi proprio quelli che fanno, che lavorano sui fumetti, vedi quando eh, si mettono a, a, a correggere i fumetti. Eh, C'è l'editor di Furudate che è venuto veniva proprio da Furudate. Ci, ha portato, ci aveva portato uno degli ultimi capitoli di IQ da vedere. Eh, abbiamo visto mm. le tavole di One Piece. Abbiamo parlato con gli editor di One Piece. Ho eh, parlato col direttore. Ho fatto un'intervista a direttore quindi, sai, eh, è un po' il sogno di bambino tuo. Uno è fissato, certo. cioè, ti invitano lì. E, vabbè, eh, grazie. Gra grazie, Swesha sul serio. Però credimi, è, è tosta. Mentalmente è tosta. Uno magari dice, vabbè, boh, so cazzate, ma che te ne frega. Invece, poi, quando lo devi fare, perché lo devi fare, ti rendi conto che mentalmente è, stre è proprio stressante. Per me sono stati due giorni eh, tosti, cioè è stato proprio un massacro mentale. Perché poi, informazioni su informazioni su informazioni su informazioni. informazioni eh, esci da là, veramente, credimi, e, beh, mentalmente sei morto. Però è stata mm -hmm. una cosa molto bella, sul serio. È stata veramente figa, mm. um, mm. E realtà... eh sì. Ti ho visto Yoshihiro Togashi racconto questa piccola <coughs> cosa. Eh, mm. Quando andate dentro alla, alla stanza degli editor ci sta eh, una sorta di letterbox eh, con tutti i nomi dei vari eh, mangaka, per cui mm. quando gli arrivano mm. le lettere. Eh, dai fan mm, da, editor le mettono dentro no, a queste letterbox. E quindi sai c'è la letterbox di Oda, c'è la letterbox di, di Furudate, c'è quella di, di Togashi. Quella di Togashi era vuota, le bruciano le altre fine, le... Quella di Togashi? Era vuota, le, le bruciano le quelle che mandano a Togashi, ma no, pure in Giappone. Secondo me ormai è scomparso. Sì. Sì, si, si sono rassegnati. Si sono rassegnati oppure gliele manda alla moglie perché sanno che tanto poi Togashi non le legge. Quindi le mandano direttamente <ride> alla che uci. Figurati. Eh, allora, leggevo un paio di cose prima Forse avevo un ultimo argomento io. Dicevano, beh, comunque se c'è Paolo e, e Zommo devono parlare Di, eh, di cannarsi Ma perché? Cioè, non, ab abbiamo opinioni diverse su, su, Sul buon cannarsi No, lo so, no, credo abbiate la stessa opinione cioè, Che ne pensi tu? So. Siccome hanno scritto questa cosa sì, perché allora, C'è cioè, eh, un meme più... di sommo Buta Relativo a cannarsi eh, che non sappiamo E eh, a parte... Eh... No, bah, ehm, in realtà mh, sulla persona in sé mh, io lo trovo molto affascinante. Ah certo. eh, ci ho parlato molte volte, anche in privato, certo. ehm, è, un po è un pozzo di scienza sul serio. Mm -mm. E, e spesso ah, e volentieri, sì? anzi nel 99% dei casi, pure che siamo veramente ai due opposti del pensiero, eh, io vi assicuro che starei ad ascoltarlo ore, proprio per quello che dice. Su, sulla faccenda degli adattamenti io ammetto che forse sono uno dei pochi a cui effettivamente non gli è mai infregato nulla. Ah, eh, per perché perché non... noi, e ti dico sai per cosa, noi nerd abbiamo sempre rotto i coglioni sul fatto che eh, i cartoni animati vanno sempre visti in giapponese con i sottotitoli e poi con i film, film Ghibli oppure con Evangelio... No, ma che cazzo ve ne frega a me? Guarda nel giapponese che i sottotitoli e poi passi il problema. Eh, ehm, a me il che non, anche che però... i sottotitoli fanno schifo. Vai, io me li guardo in inglese eh, e a me è passato Chi <ride> se ne frega, hai ehm, E quindi io ammetto: che quando è esploso il caso di cannarsi, a prescindere dal fatto che io proprio non sapevo nulla, non sapevo che lui era l'adattatore mm. manco dei film Ghibli, quando li avevo ascoltati, mi erano sembrati sempre molto mh, altisonanti. Con certe parole strane, mm. però ammetto di non averci manco mai fatto caso. Mm. Proprio ve lo giuro. Per cui, quando è scoppiato il caso, ho detto vabbè, a me che cazzo me le frega I l'Evangherio. Almeno sono guardato in giapponese, sottotitoli in inglese. Fatto <ride> e, <ride> e, 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 e poi, però, ammetto, ammetto candidamente che quando ho visto quella live eh, dove c'erano dove c'erano, dove, dove ci sono stati parecchi. Creator, credo dove ci fossi stato, c'eravamo anche, tu, anche noi. So. Sì, io devo essere noi. sincero, io mi sono vergognato. Ma proprio così mi anche è sembrato noi, davvero noi. una sorta di di plotone di esecuzione gratuito. Spero che proprio ve lo dico, mo Stiamo qua faccia a faccia, mm -hmm. non tutto pure accannarsi. Perché secondo me, ehm, a prescindere da quello che può essere il meme, il flame, prima diceva Paolo, eh, ma boh, ti vedi video me, mi prendi per il culo, sono non un cazzo. fa bene, non me ne frega niente. Eh, però ehm, anche qui no, mo per esempio, so che la gente magari veniva e diceva: Ah, oh, c'è cioè solo adesso si, 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 si pigliano a capelli con Paolo, con Italo, con Giaggio. Però poi secondo me. No, 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 solo con Paolo, tranquillo. Noi. Paolo, tra <ride> Figurati. Secondo, secondo me diventa anche poi. Non lo so. È una cosa proprio scostumata, ma che fa? Inviti uno mm. solo per. Sì, quello ah, sono d'accordo. Non c'ha mm. proprio senso. Eh, è come quando io. Io per esempio ho, ho fatto una live una volta con Biglino. Io ho letto le cose di Biglino, mi fanno pure ridere, ma che facevo? Lo invitavo, lo prendevo per il culo. Eh, L'ho invitato perché dal punto di vista storico, magari mi poteva raccontare delle cose particolari. Non so alieni, quello non me ne fregava niente. Però dal punto di vista storico, so cosa mi poteva dare. Comunque, lui sa l'aramaico benissimo, cioè alla fine è un, è un grande traduttore. È un allora, ci sono scuole di pensiero che dicono lui non sappia nulla. No, oh, no, non ci credo, dai. Ci sono scuole di pensiero che dicono lui non sappia nulla. Lui non conosce l'ebraico, eccetera. Eh, però io, parlando, ascoltandolo, dal punto di vista storico, nemmeno dal punto di vista della traduzione. Ho sentito cose che io di mio ho anche studiato e, e quindi mi faceva mm. piacere far, fare due chiacchiere con mm lui. -hmm. A prescindere dal fatto che sia una persona controversa, a prescindere dal fatto che sia una persona eh, divisiva, ma che facevo le invitavo, comincia a dire: Ma lei dice stronzate sugli alieni, eh, dice stronzate sulla paleostronaia, ma non c'ha proprio senso. Per cui ammetto che quando ho visto quei, quei, quegli stralci della live, Con cannarsi, ho detto: Ma, ma, ma perché?. Cioè Ci la mia domanda è stata: Perché? Mm. Ma sì, sì, io ma... credo che sia nata proprio male quella cosa lì perché Astromica non aveva ben idea di come gestirla perché l'aveva chiamato chiaramente per creare un teatrino, però poi c'era il costante richiamo di ragazzi 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 ogni tre minuti. E com'era? Perché questo aggiunto al fatto che comunque Cannarsi ha un tipo di dialettica. Con cui ti rigira tutto quello che vuole E quindi tipo un giopizzi che si incazza facilmente per queste cose Ti dava anche l'impressione che effettivamente ci fosse un accanimento però mm. ovviamente l'intenzione non era stata quella, almeno per me e Paolo doveva essere un confronto, un cannarsi, non tanto per sbugiardarlo su ciò che diceva ma per capire e far capire la sua etica lavorativa sostanzialmente, mm. questo era l'obiettivo nostro. Poi si è trasformato obiettivamente in una sorta di conflitto mm. perché i toni secondo me si sono accesi mm. un po' troppo da entrambe le parti. Perché poi qualchiero ma... comunque non è che sia proprio poco per maloso, eh, sinceramente, anche lui là ci, ci gioca. Però, sai qual è eh. il fatto? Sì, sì però c'è anche da dire che comunque quando ti trovi in una situazione di tutti contro me, capisci che comunque è normale che, che uno reagisca a quel eh, modo. No, quello è un problema di chi è invitato, che nell'effettivo eh, no, non, non ha creato un dibattito, ha creato. Sì, sì un... non ha creato un ambiente accogliente. Cioè, io già se arrivo e mi devo sentire aggredito, capisci che vo subito sulla difensiva. Capisci <ride> che pure c'è una questione completamente diversa. Perché un è noi che facciamo twitch con sommo eh, in questo momento che è ovvio che twitch è show al 90%. Quando, sommo, quando sono scritto sommo, sommo ho detto: Eh, Paolo c'è, sì, non ti preoccupare, faccio show. Io gli ho scritto. La prima no, cosa. io la prima cosa che ho scritto dico: i guantoni chi li porta? Paolo. Eh, è stato neanche Vengo. Però la prima cosa: i guantoni chi li porta Paolo. E eh, 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 io gli ho risposto non ti preoccupare, allo show ci penso io. Perché un fatto è la discussione in live dove si possono alzare i toni, si fa, si fa appunto. Perché la piattaforma è un po' questo gioco Un mm. fatto è mm. Quando quella cosa va oltre Il, il sistema stesso Perché eh, non, è, non è più in, quella, in quel gioco Vedete che No, questi... ma sai, sai pure cosa conta Perché poi parlandoci con lui in privato eh, Me l'ho anche raccontato in effetti e, e Comunque avevi anche da, da una parte persone che il mezzo eh, Sia youtube o che magari eh, de, Della live mm. streaming Lo conoscono bene con una persona che non ci aveva davvero mai avuto a che fare. Eh sì. eh, perché cannarsi io quando poi gli ho chiesto: Scusa, scusa, ma, ma tu che sei andato a fare con, con tutta sta gente che magari potevi prevedere? Io disse Io no, perché mi avevano chiamato per fare una live per raccontare del mio lavoro. Non mi aspettavo quella roba lì. E, e poi io non c'ero mai stato. Quindi, naturalmente, un conto, magari siamo noi. Oramai campiamo veramente 24 ore su 24 in live su YouTube, online, sui social. Un conto è una persona che con questi social ha avuto battesimo di fuoco in quel modo. Ma è è. incredibile c è, c è. come non sia rimasto scioccato, io lo dico proprio. Sì, 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 sì. Infatti, cioè, il, il problema principale è, è dovuto a, a quello che secondo me c'è stato proprio: uh, un allora, quando tu partecipi al gioco di Twitch più o meno sai come va. Sai che mm. uno ti fa una reaction, nella reaction ci si potranno dire un macello di cazzate, ma come, lo dice, come tu lo dici per, chi fa, da chi, um, per la persona che, a cui fai la reaction vale anche il contrario, cioè pure tu dici cazzate in quel momento. Mm. E, certo. m, invece una persona esterna non percepisce questo gioco e neanche chi si rivolge a questa persona nell'effettivo nel nell fa questo. Per questo è sembrata una, una live di pessimo gusto, perché mancava mm. quell'accordo base, diciamo così, silente fra tutti, mm. per cui in live fai cazzate e amen. Eh, vedi, in questi, ti faccio un esempio, in questi giorni c'è stato eh, social boom che è andato da un cazzo di rapper sul live mia, su Twitch e, 107 e, 107. e questo l'ha menato in live. E, Scusa, no, scusa, scusa, che ha fatto? Cioè, l'ha menato, gli ha dato Praticamente, di... sto tipo l'ha invitato mentre lui era in live, gli ha fatto vedere la piscinetta, gli ha dato uno schiaffo e gli ha detto: buttali in acqua, lavati infame. Che puzzi, fai schifo. E l'ha costretto Beh, a buttarsi nell'acqua. No. E... Tutto in diretta, tutto in diretta. No, diretto. guarda, guarda io ormai, ma sarà perché ormai comunque c'è una certa età. Pure oggi a me mi ha fatto piacere venire, ma comunque l'avevo anche detto a Italo no? quando era successa la cosa di Dace. Organizziamoci, certo. venite, non è un problema. Ehm, se secondo me, c'è comunque sempre poi un limite oltre il quale non, non è possibile andare, ehm, che è proprio il limite della decenza. Perché poi mm. eh, secondo me viene anche ci sta che per esempio, ecco Paolo dice faccio la reaction, dico cazzate e va bene eh, io per esempio l'ho fatto due o tre volte nel giro di un anno e mezzo con un paio di persone che comunque conosco bene, perché comunque c'è anche magari un certo tipo di confidenza, quindi so che me lo posso permettere, Se, per esempio io prendo in giro Caverna di, di, di Ladrone eh, lo posso certo, fare perché sì. ci conosciamo da, da 12 anni e... Mi rendo conto però che magari se facessi una cosa del genere con un'altra persona che non conosco, eh, magari questa cosa non farebbe neanche ridere proprio perché non c'è questo tipo di confidenza. Che poi facciano gli altri va bene, a me non interessa. Io però mm -hmm. mi sento di farlo, dico proprio spassionatamente. Sì, sì. Così come, eh, ecco, no, ma eh, fare una live alle volte bisogna anche capire un attimo il contesto. Eh, per cui se tu, ecco, magari invitavi a cannarsi... Eh, Magari sì, un po' di flemme ci poteva stare, però magari ha anche comunque l'opportunità di parlare con una persona che nel bene o nel male, per quanto tu possa essere in accordo o meno, è comunque tutto sommato un professionista. Avrà qualcosa di interessante cioè, da raccontarti, Cristiano? Ma sì. la cultura è immensa eh, comunque queste sì, anime, eh. cioè non... che che poi tu non sia d'accordo. Non è questo il punto. Anzi, paradossalmente, ehm, uno cresce proprio confrontandosi con le persone con cui non si è d'accordo. Ma ci vuole mm -hmm. Paolo a Paolo adesso <ride> mi è piaciuto, a me mi piace, vediamo, mettiamo insieme. Magari sì, sì, Paolo ma... fra un anno e mezzo dice: Ma fammi andare a vedere, boh, dei, ma... magari lo rivaluto. Ma infatti magari... questo è il bello della discussione: cioè è il, appunto il modo per crescere insieme parlando delle cose che ci piacciono. Anche che se poi deve diventare un processo in pubblica piazza no, senza alcun motivo. Eh, non non c'ha senso, se no poi boh, ehm, molto banalmente, dice: Vabbè, affanculo, non c'ho più voglia, non c'ho proprio voglia di avere a che fare con te. Chi, chi se ne frega, esatto e, per ci esempio... può anche stare. Eh, però eh, a questo punto cioè davvero, ognuno per la sua strada fate finta che non vi conoscete. Eh, è inutile creare poi occasioni così. Perché secondo me poi davvero si fa proprio una brutta figura a prescindere. Ma che fai? Io invito mm. uno, lo prendo per il culo sempre. O pure sì, sì, me, sì, sì. Mi arrabbio. Ma che senso c'ha Almeno per me. Perché sottolino mm. sempre per me? No, ma poi eh, capirei anche se smettesse di venirci Tra l'altro diceva in chat Claudio: vabbè, ma bisogna distinguere anche il flame sul contenuto e il flame sulla persona che porta il contenuto. Le oh, reaction sono belle di per di quello, di però di no. è molto spesso il pubblico non ci riesce a fare questa cosa, eh, eh. Ah, no? Sì. Chiaro, chiaro. Però vabbè, dai, poi noi siamo sempre responsabili di quello che facciamo e quello che diciamo. Mm. Eh, tutto sommato, poi ecco dall'altra parte. Io dico sempre che le persone non sono sciocche. E, ah. e quindi poi capiscono sul serio se una cosa la fai per oppure se la fai per e, ognuno. Faccia quello che vuole e poi dall'altra parte reagiscono loro. Ecco, mettiamola così: sì, sì, sì. sì, sì. No, no, ma, ma infatti il, il fatto è proprio questo: quando tu fai una cosa con malizia. È, è, cioè è palese la, la cosa. Si vede, se, si, tu, si se, vede. Tu, se tu prendi una cosa per massacrare la persona, cioè, tu lo vedi quello in là. Un fatto è poi se ti metti a cazzeggiare eh, sui contenuti, su, su quello, su, sulla cazzata del, sul fumetto. Perché ricordiamoci sempre che poi alla fine gran parte delle volte di quello che noi parliamo sono fumetti, sono cartoni animati. Che Ok, magari sono anche cose che a noi piacciono, i nostri hobby. Però sono comunque cose abbastanza leggere, discussioni che comunque affronti eh, così sempre per passatempo. Eh, certo. Quindi non c'è neanche il dover prendersi estremamente sul serio, mentre alcuni, anche utenti, non capiscono questo passaggio eh, da una reaction italiano. a poi non andare dalla persona e andargli a curare la morte. Ecco. Però adesso sono ecco. io che faccio, faccio una domanda a voi. Però a questo punto mi domando, se le persone non capiscono questa cosa, di chi è la colpa? Perché no, a me viene poi il dubbio po che la colpa sia nostra. Cioè, sì. dico proprio di tutti. Eh, perché se abituiamo sempre poi magari le persone a questo tipo di contenuto... E poi quello diventa la normalità per cui ecco quella linea di demarcazione che io dico sempre secondo me è bene non superare di diventa la normalità e quindi ecco voi mom avete raccontato che uno in live si è preso a capelli si è preso ammazzate con, con un altro e se poi la normalità diventa quella perché non si capisce la linea di demarcazione eh sì. che non va superata è un problema serio e la colpa è nostra perché poi abbiamo abituato le persone a quel tipo di contenuto. Però questo, di nuovo, lo penso io, non so voi che ne pensate a questo punto, perché se la deriva è quella è pericolosa. Io, cioè, io penso che sia colpa di entrambi. Io credo che la responsabilità del creator sia importantissima, però credo certo. anche che il, spesso il pubblico capisca quello che voglia capire lui. Mm. Che il creator spesso non riesca ad esercitare pienamente questa responsabilità, perché mo, loro hanno detto delle minacce di morte, che è una cosa che è capitata con i nostri utenti. Sì, 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 a noi, no, recentemente, morte, in Un ragazzo a cui abbiamo reagito, e come li controlli? Perché noi non abbiamo mai insultato quel ragazzo, siamo stati duri per carità, però Ma mai offensivi e, e, e eh, sì, e mai sulla persona. M mentre loro sono andati direttamente a insultarlo in privato che poi La anche me lì per me è davvero vergognosa. però anche lì c'è da capire quanto effettivamente questi siano tuoi eh. seguaci e quanto invece eh. questa eh, fosse sì. semplicemente gente che cercava un pretesto per andare a rompere il cazzo a qualcuno anche perché poi cioè tanto le persone quando fanno queste cose le scopri chissà e non ci vuole molto a capire se è qualcuno cioè. che è veramente entrato a community o se è un tizio qualunque che per l'ha utilizzato come pretesto per andare a rompere il cazzo ovvio che ci sia dietro anche il, eh, la responsabilità del creator perché comunque se la reaction non esistesse questi problemi non ci sarebbero Però, eh, uno, e... se, uno si aspetta dal suo pubblico quel minimo di intelligenza per capire eh, che, che, che... Cioè, non c'è quell'intento no, certo. da parte del creator e quindi non dovresti Sai... nemmeno farlo tu Sai cosa? Eh, il punto è che ecco, quando parliamo di responsabilità, io dico sempre: no, noi su internet siamo sempre estremamente fraintendibili. Eh, per cui, perché è, è vero, ecco, noi siamo in live, però non so voi, io devo sempre stare, io faccio a volte non voglio dire fatica, però ehm, cerco sempre di utilizzare le parole giuste proprio perché siamo mm. estremamente fraintendibili. Quindi io mm -hmm. arrivo anche a dire. Io sono naturalmente responsabile di ciò che dico e mi assumo le responsabilità di tutto quello che dico, certo. ma non sono responsabile di quello che la gente capisce. Per cui, faccio un esempio, se io boh, faccio il meme con Berlusconi eh, nei miei video e so dei meme stupidi che però non fanno apologia ai Berlusconi perché nei frame di Berlusconi che io metto... Eh, non si parla mai di politica. Se le persone pensano che io voto Berlusconi, è un problema loro, non è un problema eh, mio, sì, io. Sì. Voto Berlusconi, eh, tra le altre cose. Eh, però mi rendo anzi. anche conto. Anzi, eh, giusto. Anzi. Però mi rendo anche conto che eh, nel fare questa cosa qui abituo magari un certo tipo di pensiero per cui tu poi eh, anche se non esterni quella idea o non fai quella cosa, ah, vabbè, sono obbedito boh, a Berlusconi. Allora, se ampli questa cosa in un quadro più generale, ti rendi conto che magari la, reiter la reiterazione di determinati comportamenti sul web, quindi magari eh, certi tipi di reaction un po' eccessive, mm -hmm. un certo tipo di turpiloquio, porta poi al all'eccesso. Eh, sì, quindi, sì, di nuovo, quello che poi mi chiedo io è, arrivato a un certo punto vale la pena? Secondo me, no, perché di nuovo. Un, un conto è se magari faccio una reaction a uh, Caverna di, di Ladrone e tutti quanti siamo questione. Quindi io li posso non alzare i tori di più, certo. Proprio alle stelle. Un conto è se domani faccio, che ne so, esce un video di, di un tipo che parla di One Piece che non conosco e gli faccio una reaction, lui dice, hai visto, sono butta, ha parlato male del tipo eh, che ha fatto video di One Piece e che è invidioso, eh, perché mentre magari volevo fare una cosa tranquilla, con goleardica, sì, sì. il problema alle volte è anche quello, eh, la responsabilità nostra è, secondo me, alle volte veramente eh, tanta, e, e alle volte ci dobbiamo anche un attimo fermare a pensare se vale la pena oppure no. Eh, alle volte secondo me no, io ho ramesso da questo punto di vista, per mm. me no. Però ognuno faccia mm. quello che vuole, le conseguenze sono del singolo io la, io la vedo così. Sì, sì, sì. sì oh, io, io, in realtà, io in realtà non sono d'accordo nel limitare mm. il contenuto. Per me, se la gente fa schifo cioè non è che io devo limitare la mia persona perché la gente fa schifo anzi sono, più sono letteralmente eh, propenso mm. a fare le mie cose per dimostrare che la gente fa schifo perché queste persone per esempio che poi sono andate a insultare là io eh, lo sono andato a vedere se questa era la nostra community e cose del genere perché se fossero state a noi ci, ci andavo di petto perché io poi so così, esco di testa e poi quando mi incazzo sul eh. serio vado, vado di petto e, e vado come un treno eh, ma sai pure cosa conta in questa cosa? Secondo me conta anche un po' l'età. Eh, cioè io facevo questo discorso certo. con un amico mio, te, Moa, hai cioè 25, 26 28. anni, Paolo. Cioè 28 anni, vabbè. Eh, se io penso a me stesso di 10 anni fa... Agivo come te, cioè, vedi quello, quello copia i video di One Piece Dalla community inglese, le spaccia per suoi. Oh, mo lo, mo li, faccio un video, lo, lo, lo sbugiardo davanti a tutti, a me non me ne frega niente, cioè, te lo dico proprio eh, perché, ma chi se ne frega, cioè, c ho, c ho <ride> i lavori miei da fa, ma figurati, ehm però È anche giusto che si faccia quello che dica tu, cioè tu dici: Ma io ho 28 anni, voglio divertirmi, faccio la sì, no, sì, sì. reaction. Insomma, <ride> buda io come uno stronzo mi piace <ride> e vabbè. va bene, un paio e di eh, non è... eh, vabbè, ma ci sta, non, non me ne frega niente. Te, 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 te lo dico proprio. No, ma ma eh, anzi, che poi più volte sta cosa delle reaction comunque ha portato anche a incontrarsi con il creator di cui hai fatto la reazione <ride> per, per discuterne per bene insieme fisicamente e a volte anche a delle amicizie. Che so, partire da queste ah, cose qua male, eh vedi stasera, cioè mo di nuovo, Paolo. Londra settimana prossima. <ride> eh, Volete me lo porto in giro, lo porto non lo so su, su London Bridge, lo butto su ah, cioè, è... ma... No, se te lo vuoi prendere e te lo vuoi tenere, noi siamo sì, solo sì. contenti. E il posto no, ci sta, fate facciamo buta. Facciamo anime buta time. <ride> sì, 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 fate, fate, fate il Supreme Pork Taste podcast. <ride> bah, ci sta. <ride> dai, ci sto. Secondo me F siamo a fa non lo so, opinioni facciamo, facciamo opinioni con nuovo format. Opinioni contrastanti. Oh, guarda allora. subito così. Perché una tempo... cosa che a me è piaciuta, a Paolo ha fatto schifo al contrario. Boh, me ne parliamo. A me l'ho fatto schifo. Ma guarda, è, fa è facile dico. con Paolo perché a prescindere aveva sempre l'opinione opposta, alla tua per dato di fatto. Quindi... Ma io ho l'opinione sempre opposta rispetto a tutti, eh? è una cosa sì, sì È ma... la tua, non nel senso di somma, la tua nel senso di persona X. -er. sì sì ma secondo me, secondo me, io a questo punto faccio una domanda che farà implodere l'universo. Perché dicevo prima, quando non eravamo in live, che Paolo è un po' un epigono di Dellimello. E anche Dellimello ha sempre delle opinioni eh, in direzione opposta e contrarie a quelle di tutti. Così come Paolo. Ma quindi, se mettiamo in una stanza Paolo e Dell'Imello <ride> che hanno opinioni in direzione opposta a d'accordo. Tutti... No, secondo me, lì si crea un cortocircuito. Perché chiaramente Paradoxo. entrambi e... non possono essere d'accordo. Purtroppo è già successo funziona? e ti dico che l'effetto è stato una sonora di Satan, <ride> <drama> che si è seduto per tutto Pescara. È vero, i Delli quando ci siamo messi a parlare dal vivo no, non è che non ci capivamo, erano tipo eh, frequenze differenti. Fantastico, Vabbè, va, bene, eh, va bene. Allora abbiamo una, una pseudo risposta. ci sta allora io direi grazie mille a Sommo Per essere stato qua con noi per quest'ora Ci ha fatto un sacco grazie. piacere di averti qui su Animity time. E, su time Ovviamente ti diamo il trofeo della vittoria Dell'incontro di oggi visto che Paolo bavido. è pavido E si è fatto ti schiacciare odio, vita. Pavolo, totale, Disintegrato ma... proprio falsi, brutale Ho portato delle eh... grandi Argomentazioni dalla mia parte No, no noi... però poi la cosa che mi Cioè è interessante perché in chat Leggevo Madoka Madoka Madoka, Madoka. Ma perché che è successo? Cioè, cioè poi in sono caso faremo Ah no, se no ci facciamo un'altra volta su Madoka Sì, sì, un'altra volta solo su Madoka ti invidiamo Ma perché non ti piace? È... Per Però me è l'anime più brutto mai creato nella storia degli anni Davvero, no, okay. noi, ci, noi ci dissociamo da questa cosa, eh, ovviamente. No, a me allora eh, velocissimamente, a me è piaciuto, però dopo dieci minuti avevo sgamato tutto, ve lo giuro, non sto scherzando. Vabbè, perché... sì, no, non fanno neanche tanta fatica, non ci spenta nemmeno eh, tanto. Cioè, fondo, vedi quello che i capelli neri sai, io appena l'ho visto, appena apri la bocca, dice, vabbè, questa viene... vedi il mostro, sì, sì, è... dice, vabbè, questo sì, sì, è sì, negativo, ci... ci... ehm. Vabbè, non fai niente. Non ci la prossima, ci volta. Niente. Sì, sì, la Vabbè, prossima volta. Va bene, allora noi andiamo, andiamo un attimo in pausa che c'è il povero cazzo che ci sta aspettando. E niente, grazie Sommo. Allora appunto ci cioè, riavremo con il Madoka grazie a questo punto. Ancora. No, grazie a voi. A fra poco. Grazie.